cara. Vi saluto e grazie a tutti per la vostra presenza. Salve. Grazie Ada. Apriamo subito questo evento. Intanto vi ringraziamo di essere qui. Ci sono dei bambini che ci... Aisha, eccolo qua. Aisha è la cugina di Silvia. Una bambina molto piccola di 4 anni che è andata ad aggiungersi a una purtroppo insopportabile schiera di persone che non ci sono più, persone che non hanno conosciuto nulla del mondo, non hanno mai sentito neanche la parola lavoro, non hanno avuto neanche più la possibilità di viaggiare, di studiare, di giocare addirittura. Aisha ci porta adesso davanti a una frase che è un simbolo per Taranto, per tutta la lotta tarantina. Non un altro bambino, non un altro abitante di questa sfortunata città, non un altro lavoratore dell'Ilva abbia ancora ad ammalarsi o a morire o ad essere comunque esposto a tali pericoli a causa delle emissioni tossiche del siderurgico. Sono le parole del giudice Patrizia Todisco. Le mettiamo lì davanti. Quello che sta succedendo a Taranto. Qui c'è un esponente di Pulsano da Mare, qualcuno che ci può spiegare che davvero, come ha fatto prima Massimo, si può svoltare, si può dare il giusto valore alla natura, a tutto quello che gli dèi ci hanno regalato, svoltare e andare a chiudere, andare a toglierci quella palla di acciaio grossa quanto un'ilva dai piedi. Grazie Massimo, grazie dell'invito. Io sono qui non a parlare giustamente di riconversione o quant'altro, ma parlo dell'importanza delle associazioni nel tessuto sociale di Taranto. L'importanza di tutte le associazioni, in particolar modo parlo della mia associazione Pulsano da Mare. Pulsano, un paesino a poco più di 16 km qui da Taranto, ma non per questo è un paese lontano dalle problematiche di Taranto, l'inquinamento. Anche noi piangiamo i nostri morti, le nostre famiglie, i nostri morti di tumore. Io stesso sono stato colpito 3 anni fa da questo male. Ma parliamo delle cose belle delle associazioni. L'associazionismo è bello quando cura appunto l'ambiente. Noi come associazione Pulsano da Mare ci occupiamo di promozione sociale, salvaguardia e tutela del territorio. Questo è importante, la salvaguardia e la tutela del territorio. Siamo presenti sulle spiagge ad andare a sensibilizzare i fruitori delle nostre coste, dei nostri stabilimenti. Siamo presenti sulle scogliere a pulire materialmente ciò che lasciano i nostri turisti. Ma siamo presenti anche nelle scuole perché è dai bambini che si parte. Ai bambini bisogna dare l'educazione, ma più che l'educazione fare innamorare i bambini dell'ambiente, del territorio, non imporre la sua salvaguardia tramite una legge, ma farli innamorare appunto del territorio. Se è pur vero che noi siamo il loro presente, i bambini saranno il nostro futuro e quindi dovranno riempire quelle sedi obbligatoriamente. Siamo obbligati a difendere il futuro dei nostri figli. Quindi sarò brevissimo. Taranto è una parola che spesso è stata accostata a inquinamento, morte e tumore. La nostra speranza è che Taranto sia accostata a cultura, storia e amore per il territorio. Grazie. Che ha la tosse tutti i giorni dell'anno. Un bambino piccolo che ha la tosse tutti i giorni dell'anno. Provate a pensare a un bambino appena nato, bambino di un mese, che ha l'asma. Provate a pensare a un pediatra che si ritrova a dover curare, rassicurare, salvare alcune volte,
un bambino con questi problemi, che non sono problemi da poco, nel proprio ambulatorio, non in ospedale. Perché se si dovessero mandare in ospedale ogni giorno tutti i bambini che arrivano con questi problemi, l'ospedale non ce la farebbe ad accoglierli tutti. Quindi noi lottiamo tutti i giorni, provando a fare bene il nostro lavoro, ma è molto, molto, molto difficile e tragico. Provate a pensare di essere un genitore che improvvisamente si trova a dover dire a proprio figlio che ha una malattia grave, a spiegarglielo, a farglielo accettare. Io di genitori che hanno dovuto spiegare questo, e io anche con loro, a proprio figlio, ne ho avuti molti. Provate a pensare a dei bambini che diventano ragazzi, che sono cresciuti, che io ho cresciuto, che sono diventati studenti universitari, che vengono colpiti da una malattia grave come un osteosarcoma e muoiono a 24 anni, a 25, ultimamente adesso una ragazza a 26 anni. Provate a pensare a tutto questo, che per noi, per me, è la mia realtà quotidiana, che diventa anche una realtà di vita, non solo una realtà di lavoro, perché è impossibile rimanere distaccati da questi eventi. Sono una realtà quotidiana per me da 23 anni. Provate anche a darvi una risposta, non ci riuscite. Però io vi prego di portare queste domande a chi non c'è adesso. Io non dovevo parlare stamattina, perché doveva parlare una persona molto più importante di me, la dottoressa Anna Maria Moschetti. Sì, sì, un applauso molto più grande di questo per Anna Maria, che oggi per motivi personali e gravi non è potuta essere qui, ma che noi ringraziamo e abbracciamo da lontano, perché ha dato la vita per questa causa. Io credo che queste occasioni siano delle occasioni importanti, a prescindere da appartenenze, da convinzioni, da contrasti, da differenze che ci sono e che è giusto che ci siano, ma sono occasioni importanti per tenere altissima, non alta, altissima l'attenzione sul problema sanitario di Taranto, che è l'unico che al momento merita una soluzione immediata e urgente, prima che sia troppo tardi. Ed è già troppo tardi, perché è troppo tardi per queste sedioline, è troppo tardi per le sagome, però non è troppo tardi per tutti quei bambini che io rappresento qui adesso, oggi, che non hanno un nome per voi, ma per me sì, e per i loro genitori anche, quei bambini malati ogni giorno. Io rivolgo un appello alle istituzioni, a ogni singolo cittadino di Taranto. Teniamo alta, altissima l'attenzione sul nostro problema, perché è un problema di tutta la città. Non abbassiamo la guardia, e qualunque siano le strade per raggiungere l'obiettivo, l'obiettivo è uno ed uno solo: la chiusura della fabbrica. La chiusura della fabbrica e la riconversione del territorio e il reimpiego degli operai, perché il lavoro non lo deve perdere nessuno. E la maniera per raggiungere questo obiettivo c'è, tutti lo sanno. Io non sono un politico, nessuno di noi forse qui lo è, non siamo obbligati a esserlo, però siamo obbligati a cercare, ognuno di noi nel suo piccolo, la soluzione per questo grande ma semplice obiettivo, la chiusura della fabbrica. Grazie.
Vabbè.